Questo video mostra come effettuare l'autoreset e utilizzare il reset manuale di eventi esterni e di guasti sul General Purpose Drive ABB-ACS580 in modalità di controllo remoto. Il menu Primary Settings contiene funzioni avanzate, ad esempio diversi set utenti, funzioni temporizzate e autoreset per i guasti. Per illustrare le funzioni di reset dei guasti, configuriamo un evento esterno che provoca un guasto su un ingresso digitale. Abilitiamo l'evento esterno 1 e impostiamo il trigger dell'ingresso digitale 6. L'azionamento si blocca perché DI6 è inattivo. Il reset esterno viene configurato attivando Reset Faults Manually. Selezionare il reset del guasto esterno in modo che venga effettuato da DI5. Nella nostra configurazione, la perdita del segnale DI6 ha causato un guasto. Una volta risolta la causa del guasto, ad esempio attivando DI6, l'utente può resettare il guasto da DI5. Notate come i reset automatici siano disattivati per default e debbano essere attivati dall'utente. L'autoreset fa ripartire il drive e il motore una volta eliminata la causa del guasto. Usate l'autoreset solo se l'operazione non genera pericoli per persone o apparecchiature. Autoreset consente anche di resettare guasti. Per attivare la funzione di autoreset, selezionate il tipo di guasto corretto da resettare. Impostate quindi il tempo di attesa fra i tentativi di reset, il numero massimo di tentativi e l'intervallo di tempo per le prove di reset. Ora disattivando DI6 possiamo provocare un guasto esterno. Dopo 3 secondi il drive proverà a resettare il guasto. Se l'ingresso digitale è ancora disattivato dopo 3 secondi, il drive proverà nuovamente a resettare dopo 6 secondi. Se la causa del guasto dura oltre 10 secondi, la funzione di autoreset non ha alcun effetto e l'azionamento deve essere resettato manualmente dall'operatore. Autoreset è stato così configurato e il drive è pronto per l'uso. Grazie per aver guardato il video. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web.